Buon pomeriggio dallo stadio Aldo Binanti di Scordia. Inizia oggi la settimana di lavoro che porterà alla gara di domenica prossima in casa contro il Pestonina, gara che rappresenta l'ultima giornata del girone B di eccellenza per quanto riguarda appunto il girone di andata. Ci sarà poi la pausa natalizia e si rientrerà con la prima di ritorno sempre in casa contro il Camaro. Inizia dunque oggi la settimana che porterà la gara interna contro il Pestonina, una seduta oggi a regime un po' ridotto se vogliamo dirla tutta. Mancano tre giocatori del Juniores che sono Talotta, Di Marco e Ambra, che sono stati convocati dalla rappresentativa regionale oggi di scena a Rosolini agli ordini di mister Breve. E poi si è allenato a parte Pino Truglio, che chiaramente ha risentito di un fastidio prima della partita di Biancavilla e quindi si allenerà a parte per tutta questa inizio di settimana, per poi essere a disposizione di mister Pensabene. Proprio Pino Truglio è il giocatore che noi abbiamo intervistato e sentito anche per raccontarci le sensazioni di questa importante sfida contro il Biancavilla, anche se vissuta dalla tribuna. Quando è difficile riscaldarsi e non poter scendere in campo per una partita come quella con il Biancavilla, così adesso a freddo è più facile, no? Brutto, è stato brutto perché diciamo ho saltato la parte più importante della stagione, però è andata diciamo bene perché abbiamo portato a casa un punto, anche se potevamo fare meglio, però continua la striscia di risultati positivi, siamo ancora imbattuti. E ora comincia una settimana importante che è l'ultima di quest'anno e dobbiamo prepararci bene per concludere al meglio quest'anno. È stato un fine settimana molto movimentato per te perché durante la rifinitura ti sei fatto male, hai provato domenica prima della partita, non hai voluto rischiare anche perché il campionato è ancora lungo. Sì, diciamo che ho una settimana nessun problema, poi sabato ho fatto un movimento abbastanza strano. Il caso ha avuto che ho sentito un fastidio e quindi ho dovuto precauzionalmente fermarmi. Ho provato domenica prima della partita, però ancora avevo dolore, quindi con il mister e con lo staff medico abbiamo deciso di fermarci. Vediamo in settimana come va e poi decidiamo il da fare. Che sensazione si ha dalla tribuna a vedere i tuoi compagni? Questa squadra che ha diciamo, acquisito abbastanza potenzialità? Diciamo che la tribuna si è vista sempre la solita voglia, sempre la solita sinergia tra i reparti. Anche se rispetto alle ultime domeniche abbiamo fatto un passettino indietro, però sempre la voglia, la voglia di fare, l'agonismo, la fame c'è sempre, quella non ci deve mancare mai. Anche perché col Biancavilla non poteva essere diversamente. No, infatti, se non hai le giuste motivazioni in queste partite, cioè fai fatica. Il bello viene ora, quando incontri magari una squadra di sulla carta di bassa classifica dove devi dare il meglio di te, se no riesci a fare brutta figura. Grazie Pino, buona Grazie. Settimana. Ciao.